Benvenuti, benvenuti ad un'altra puntata di cultura, moderazione, senza brio e con poco entusiasmo. Mamma mia! Ti addormetterai. Bene, chiudete gli occhi, fate dei respiri profondi e... fate dei respiri profondissimi e rilassatevi sul vostro divano. Questo sì, non è un programma dove fare dove stare rilassati, addormentati. Qui c'è energia! Energia! Partiamo con la coreografia. Voglio la coreografia perché così Francesco Maria la balla. Una vocalist di qualche discoteca di basso grado che lei frequenta la sera. Bravo! Tutti i VIP. Così. Faccio vedere. E poi quando non la fanno entrare lei dice due frasi. Ma certo, ma chiamami Tiffany. Bravo, questa è Paola Mostra. Oh baby, when you talk like that, you make a woman. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm all tonight and the records don't lie. I'm starting to feel. Bravo, bravo, bravo. La sa, mamma la sa. Bravo. Vabbè, sì, ma è finita. Scusate, scusate, no, mi sono fatto perdere da ritmo. Non si può cominciare una puntata così, tutti rilassati, spenti, annoiati. Energia, eh? Va bene, un saluto da Giorgia Luzzi. Sì, e da... Francesco Maria D'Alberto del Cubertello. Mamma mi fa mia. Piacere immaginare la ruborista sì. Col ditino pronto. Quando ci sono io, lei sta col ditino. Perché come dico, sì. Francesco Maria D'Alberto del Cubertello. Ebbene sì, senta, visto che voglio cominciare in un modo diverso sì. Oggi, abbiamo inaugurato questa nuova rubrica dica, nella quale noi diamo, esatto, questa, ci chiamano perché è il momento di consiglierai. Bene, ebbene, bene, sì. Perché noi facciamo gli scherzini ai camera, sì. Ogni tanto li facciamo lo scherzino. Ma come parla? È un incrocio fra Barabaiocchi e Sbirulino. Esatto. Per me comunque è no. Esatto. Ma lei è strano. Ma lei ride con molto poco, e che infanzia triste che deve aver avuto. Prego. Allora, stavo dicendo, abbiamo inaugurato questa rubrica nella quale diamo consigli ai ragazzi che ci mandano delle lettere, delle mail e hanno bisogno del nostro aiuto. Vada, vada, chieda. Allora, c'è Omar dalla Sardegna. Sì. Dice che tutti i suoi amici hanno un hobby, ma io non so cosa potrei fare. Cosa mi consigliate? Ecco. Beh, ma Omar, è soltanto l'imbarazzo della scelta. Tipo? Io ti consiglio di andare su internet e fare una bella ricerca e magari potresti cominciare a collezionare, che ne so, dei tappi di bottiglia o delle figurine o chiavi antiche. Quindi fare delle collezioni, sì, può essere un hobby. Fare delle collezioni è un bel hobby. Dedicarti ad uno sport, non so, potrebbe essere un assolutamente altro. Sì, vedi tu, naturalmente quello che ti piace di più, dedicatici. Dedicatici. È italiano, eh? Dedicatici. Vabbè, leggiamo. Vabbè. Leggiamo. Tutti gli accetti come seme nei campi. Cari Bichi e Geo, sono da Bavaria, ho 11 anni e vi scrivo da San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia. Foggia! La conosci, Foggia? È vicino a Biri! No, mi piacciono tutti i cartoni di Rai Group, soprattutto Antic, Lulu, Amica, Pop Secret, con gli occhi Wix. Vado batta che per Music Gate. Allora, poi ci fanno dei fantastici dodi, c'è un dodo per lei. Ah, che bello! E un dono. Lei, Francesco Maria D'Alberto di Cubertello. E un dono anche per quel bel ragazzo. Ma i doni? Con quel bel fisico che si chiama Bic. Certo che no, vabbè ragazzi, qui abbiamo superato alti livelli. Allora, beh, guardi, qui c'è un braccialetto. C'è una collana con tanto di fiore, meravigliosa. Per e Bic soprattutto c'è un una mollettina per i capelli. Guardi, che una paura! È da paura. Bellissimo. Fantastica paura. Bella, ti ringrazio molto. Guardi, sono emozionato. Cosa c'è? Guardi qui, glielo metto io, non si preoccupi. Eccolo. Che meraviglia. Guardi qui che c'è. Per Klaus. Guarda, l'ha bancato veramente di poco, perché so che c'era ieri. C'è Klaus. Stato ieri Klaus, mi è venuto a trovare. Magari hai detto ci sarà mai detto. Non ci posso credere. Che cosa c'è? Questo, se c'era Klaus, c'è. Impazziva. È una... C'è una collana di... Di oro puro, vi rendete conto? Se adesso c'era Klaus qui, impazziva, peccato perché è venuto ieri e oggi so che era impegnato, stava lì in Coppa Golfo e Napoli, non può venire. Lava pufa, dame! Oh mamma, non si può, un assalto c'è stato. Mamma mia, cioè vi rendete conto? Lui, come vede l'oro, arriva.
cioè, in qualunque posto del mondo si trovi, Klaus arriva appena vede l'oro, incredibile. Ecco, incredibile. Scusatemi, eh. Francesco Maria, bentornato, eh. Per farle vedere come bella cavo, ecco qui. Bavi. Diabba. Che battutona. È finita la puntata? È finita la puntata, dobbiamo salutare Klaus. Anzi, scusi, mi sono sbagliata perché è venuto Klaus, Francesco. Io do parole. Francesco Maria ad Alberto De Coubertin. Bella sostituita. Saluti, saluti. Stavo scherzando, non sostituite. Non sostituite, me la do. Attenzione perché potrebbe accadere. No! Attenzione, attenzione. Saluti, saluti. Ci vediamo domani.